giorni, l'abbazia dei 100 anni. Marcello, questo è l'ultimo libro di una trilogia ambientata nel Medioevo, che però tu racconti come se fossero i giorni d'oggi. Sì, penso che sia il segreto. Penso che sia il segreto di scrivere romanzi di ambientazione storica. Prima di tutto è importante descrivere la vicenda umana. Lo vediamo già dai Promessi Sposi. Per quanto la costruzione del Manzoni sia impeccabile, per quanto ci sia tantissima cura per il linguaggio, per i dialoghi, per tutto, noi vogliamo sapere se Renzo e Lucia alla fine finiscono per sposarsi. Questo si deve ricordare quando si scrivono romanzi storici. Spesso la tentazione è quella di voler inserire nel romanzo tutto quello che raccogli durante la documentazione che ti serve per ricostruire il periodo dove è ambientata la tua storia. Ma in realtà tutto questo deve essere soltanto un retroscena, perché devono trasparire i personaggi. Personaggi che cerco di fare muovere poi con ritmi avventurosi, cerco di farli intrecciare tra di loro con situazioni thriller. Soprattutto in questo romanzo ho dedicato, anzi in questa trilogia, ho dedicato molto spazio alle figure femminili. In un'epoca, siamo nel 1300, in cui le donne avevano pochissimo spazio. Quando tu scrivi un thriller, la donna medievale era legata dagli ambienti, o è monaca, o è sposa, o è prostituta, o comunque una cortigiana. Se la fai uscire da questi schemi per farla diventare quella che potremmo definire un'eroina noir, devi purtroppo farle del male, devi creare dei cortocircuiti che la fanno diventare un'avventuriera. Ed ecco che in questo romanzo troverete tra i vari personaggi un cavaliere, troverete l'abate Andrea di Pomposa, che tra l'altro è realmente vissuto, l'abate che attraversò la peste, troverete dei pittori, ma anche una monaca, Odelinda Rougeblanche, che è una donna giovanissima, molto bella, una ragazza di 23 anni, che grazie al denaro, alla sua posizione nobile, è diventata abadessa e a un certo punto si innamora. Non raccontiamo tutto, Marcello, perché sennò poi dopo rubiamo il fascino. Una cosa particolare che tu hai deciso di ambientare questo tuo romanzo proprio qui, in queste terre. Infatti prima parlavi dell'abate di Pomposa, c'è Ferrara, ci sono comunque i luoghi che possiamo visitare che sono qui vicino, no? Sì, era un territorio ancora di conquista per Avignone, questo 1300, perciò i papi si trovavano ad Avignone e mandavano in questo territorio dei cardinali in testa degli eserciti. Proprio in questi anni in Romagna abbiamo un certo Hector de Durfort, che noi abbiamo italianizzato astrologo, lo chiamavamo, che era venuto in questo territorio con un esercito, tra l'altro un esercito di cavalieri, mentre a Ferrara si erano appena liberati da Bertrand du Cochet, che era un altro cardinale, un principe di Avignone, che era venuto per cercare di conquistare Ferrara e Bologna per consegnarle ai papi. Perciò ci sono anche degli intrighi politici e soprattutto c'è anche da vedere come in realtà questi territori hanno sempre voluto mantenersi liberi e cercare anche di conservare quella che è la loro identità culturale e storica. Bene, grazie Marcello, ritorniamo poi per un secondo giro per vedere altri particolari interessanti.